Mottola Auditorium della Chiesa Madre. L'associazione Tarantatré, in collaborazione con il comune di Mottola e la Proloco, presenta la Santa Allegrezza. Lo spettacolo, arrivato ormai alla sua sesta edizione, si propone di ripercorrere i momenti della Natività attraverso i canti e le musiche tradizionali del Regno di Napoli tra il 700 e l'800, dove, accanto ai tipici personaggi del presepe, trova posto la figura di Pulcinella. Un viaggio nella memoria musicale che permette di scoprire o di riscoprire attraverso storie, suoni e strumenti musicali l'affascinante mondo legato alla tradizione popolare del Natale. In primo piano l'organetto, la ciaramella, la chitarra battente, il violino ed una serie di altri piccoli strumenti che vengono ancora utilizzati per il tradizionale repertorio delle novene. Alle voci è affidato il repertorio delle novene e dei canti di Questua che risvegliano la memoria e quel sentimento di devozione e fede popolare proprio della tradizione italiana. Grazie, buonasera a tutti. Benvenuti a questa sesta edizione della Santa Allegrezza, uno spettacolo che ormai appunto si ripete da tanti anni qui a Mottola, in particolare qui nella Chiesa Madre, anche se adesso siamo nell'auditorium. E appunto per questo iniziamo subito ringraziando Don Sario che ci ospita, alla quale dovete dedicare un applauso chiaramente, e l'amministrazione comunale, la Proloco, che ha voluto appunto contribuire alla realizzazione di questo concerto. Per chi ci segue, per chi conosce la Santa Allegrezza, sa bene che in questo concerto noi cerchiamo di farvi ascoltare quelli che sono i brani popolari della tradizione natalizia di tutto il sud Italia, partendo dal 700 e dall'800, quindi da Sant'Alfonso Maria di Liguori, che appunto utilizzava i canti per far arrivare il messaggio di Dio anche ai poveri del paese, coloro che non riuscivano attraverso una scarsa cultura a leggere appunto manoscritti e documenti biblici. Per questo allora Sant'Alfonso Maria di Liguori ha creato questo genere, ovvero quello di raccontare quelle che sono le tappe della Natività, ma non solo, attraverso i canti. E sicuramente il nostro lavoro è un po' ispirato a quello che faceva Sant'Alfonso Maria de Liguori. In questo concerto troverete anche altre canzoni, altre tematiche tipiche del nostro territorio, ma anche di altre regioni d'Italia. E appunto si intitola La Santa Allegrezza, proprio perché siamo convinti, e attraverso questo concerto vogliamo tutti quanti invitarvi a pensare a quella che è la Santa Allegrezza, ovvero nonostante tutte le difficoltà e i momenti che possono essere meno felici, Dio bussa sempre alle nostre porte, quindi spetta a noi saper aprire al momento giusto, perché anche i momenti difficili, i momenti oscuri possono nascondere poi alla fine una santa allegrezza. Vi auguriamo un buon ascolto. E San Giuseppe Patriarco Supremo prende il cielo che non apre la mano e si illuminerà la mano di Dio, un cielo sereno per mettere via, dove le porta, dove le porta, è la bellezza di tutte le cose, dove le porta, dove le porta, è la bellezza di tutte le cose. Ma un pericolo deve passare, la Vergine è bella nel cielo del mare, e se il serpente viene la testa, la Vergine la ci schiaccia la testa, luce la strada, luce la strada, lui ci stella Maria incoronata, luce la strada, luce la strada, lui ci stella Maria incoronata. Sono pure le onde del mare, cantano tutte le acque del mondo, se questa Vergine è bella e gioconda, luce divina, quando Maria sotto l'acqua cammina, luce divina, quando Maria sotto l'acqua cammina. E San Giuseppe dal giro d'argento, va con la sposa nel freddo e nel vento, e quando il vento bussa più forte, bussa Giuseppe a tutte le porte. Siamo con Domenico Rogante dell'Associazione Culturale Tarantatré.
Il fascino del Natale vissuto attraverso la musica ed i canti tradizionali. Insomma, un tuffo tra il 1700 e il 1800. Parliamone. E appunto quest'anno torniamo a proporre questo concerto, appunto la Santa Allegrezza, nella quale affrontiamo e cerchiamo di far ascoltare a tutto il nostro pubblico quelli che sono i canti popolari tradizionali di tutto il sud Italia. Chiaramente partiamo appunto dal Settecento, ovvero gli anni di Sant'Alfonso Maria dei Liguori, che appunto attraverso la musica lui cercava di evangelizzare quello che è il messaggio della parola di Dio attraverso la musica, e questo messaggio era rivolto soprattutto al popolo basso, ovvero quelli che non avevano una cultura per comprendere documenti o scritti, ma che attraverso la musica potevano cogliere quello che era il significato del messaggio di Dio. E sicuramente noi affrontiamo, facciamo ascoltare e proponiamo questi brani, ma anche brani che fanno parte della tradizione di altre regioni del sud Italia, ovvero la Puglia, ma anche la Basilicata, la Campania, la Sicilia, la Calabria. Quindi diciamo è un viaggio che ci porta a vedere e osservare le bellezze di tutti i paesi del sud Italia, attraverso le loro tradizioni, attraverso le leggende popolari e attraverso le storie che i nonni ci hanno potuto tramandare. La Santa Allegrezza è giunta alla sesta edizione. Quali sono le novità di quest'anno? Eccoci con Donato Rogante, organettista e zampognaro del gruppo Tarantatré. Allora, quest'anno la sesta edizione della Santa Allegrezza ha anche un sottotitolo che è Come in cielo così in strada, perché siamo partiti appunto dalle canzoni della tradizione della natalizia che raccontano, che percorrono tutte le tappe della natività. Gli arrangiamenti quest'anno saranno composti differentemente dall'anno scorso anche da innesti della zampogna, che è stata costruita da un artigiano pugliese. È importante questo perché la tradizione della zampogna si è persa un po' in Puglia, si sta riscoprendo, e quindi oggi omaggiamo appunto questa tradizione che si sta piano piano riscoprendo appunto con due brani che sono La notte di Natale, che è un tradizionale popolare sia di Mottola che di Massafra, e un altro canto che viene invece dalla tradizione francescana, che è stato riscoperto all'inizio degli anni Ottanta perché è ritrovato nei fioretti di Fra Leone, che si chiama Dolce Vergine Maria. Prima avesse io creato, ma crudele ingrate, forse per te salvare, tante dicette figlie, ma corria quanto vorrei, io te voglio ben assai, e tu non piensa a me.
Ora con Dino Rogante, presidente dell'associazione Tarantatré. Fede, tradizione popolare, musica, è questa l'essenza della Santa Allegrezza. Il suo pensiero? È una tradizione che ormai si avvera ogni anno, da circa 6 anni. Qui abbiamo cominciato a presentare questi brani di canzoni popolari natalizie, ma questo nasce all'interno di un progetto ancora più ampio che ci ha visto proprio questo giugno presentare una raccolta di brani e di musiche popolari che noi abbiamo riscoperto nel nostro territorio, Mottola e Massafra. Abbiamo pubblicato questo testo e questo è un testo che appunto raccoglie questi brani raccolti direttamente da anziani sul territorio attraverso registrazioni. È un lavoro lungo di anni, circa 30 anni, è la seconda pubblicazione che viene fatta qui a Mottola, che in precedenza ce n'era stata un'altra che aveva già prodotto la Proloco. Noi abbiamo continuato su questa tradizione e su questa tradizione si innestano anche questa ricerca di brani popolari natalizi, quindi a sfondo devozionale religioso. Ed è una gioia per noi perché è la maniera con cui noi festeggiamo il Natale ed è la maniera nostra di pregare e di rendere omaggio al nostro Signore che viene sulla terra appunto per portare il suo messaggio di pace, di solidarietà e di accoglienza, di fratellanza soprattutto. Maria e Giuseppe sono preoccupati. Non figlio niente ma non si vede, Gesù mio addosso sciù, in dalla paglietta si ascolò, Gesù mio torna a Betlem, lo stoni pastore le pecore, la gatta gustante, lumena vacante, Gesù bambina se la vecchierà. Thank you.
mente che mette paura, che fa di se rischia la vita, eppure nessuno sente di grida, tanta piscina se so a malera, Gesù bambina stella sparenta, cancella lo fume scuti cammina, lo sabato vento da vento giardino, Gesù mia dolce sciogli, in dalla paglia ti si ascondo, Gesù mia buon anno dai